Un solo obiettivo, onorare il campionato fino alla fine. Alba Adriatica e Delfino Kuri Pescara si affrontano al Tommolini di Martinsicuro con la salvezza già in tasca e playoff ormai irraggiungibili. Occasione per far crescere e mettere in mostra i tanti giovani che compongono le due rose di due società che puntano moltissimo sul proprio settore giovanile. Le emozioni del primo tempo sono suggellate nei primi 20 minuti. Avvio horror per l'Alba, che va in seria difficoltà sulla grande pressione ospite. Al primo minuto di gioco buca l'intervento d'Olegoschi, ma Massa non riesce a battere Verissimo. Stessa sorte incontra il tentativo successivo del numero 99. Al settimo il palo respinge il diagonale di Di Giovacchino, a Verissimo battuto. Reagisce l'Alba all'undicesimo, quando Torre si gira in aria ma non trova la porta. Al dodicesimo cross dalla destra per Massa, che non ne approfitta e manda alto. Sull'altro versante Pantoni prova da lontanissimo, palla che si abbassa ma finisce ugualmente sul fondo. Al ventunesimo Di Stefano pennella per la testa dell'accorrente di Giovacchino, che non trova lo specchio. Con le immagini di Manuel Centurame passiamo alla ripresa, che si apre con il vantaggio del Delfino Kuri Pescara. Di Stefano scatta sul filo del fuorigioco, elude una marcatura e deposita alle spalle di Verissimo per l'1-0. L'Alba non ci sta, Picone ci prova a giro dal limite ma sfiora l'incrocio. Al nono il signor Antonio Diella di Vasto ravvisa un tocco di mano nell'area pescarese e indica il dischetto. Torre dagli 11 metri incrocia, Calore intuisce e respinge. Dall'altra parte il Delfino protesta per un atterramento su Massa, ma per il direttore di gara si tratta di simulazione e ammonisce il classe 99, che al ventesimo va ad un passo dal raddoppio, secondo palo di giornata per la formazione di Mister Bonati. Alla mezz'ora viene annullata la rete del pareggio al Benze per una posizione di offside di Giuseppe Paravati. Nel finale la punizione di Neri viene alzata in corner dall'attento Calore. Finisce così, con il Delfino Kuri che espugna il Tommolini di Martinsicuro 0-1 e raggiunge matematicamente la salvezza. Chiedere scusa a quei pochi tifosi che c'erano in tribuna, mi sento di chiedere scusa alla società, in primis con in testa il presidente Elio Freddi. Fanno tanti sacrifici per tenere su questo giocattolo, però molto probabilmente non sono riuscito. Io sono il colpevole numero uno. Dopo una partita del genere, dove siamo incappati nuovamente in una giornata, no, una giornata veramente una partita, soprattutto il primo tempo, inguardabile, però la colpa, il responsabile sono solamente io. Dopo questo tipo di partita non me la posso prendere con nessuno, la devo prendere solamente con me stesso. Ripeto, se fossi il presidente dell'Alba Adriatica questa sera strapperei addirittura il cartellino dell'allenatore, perché non si può vedere una squadra che gioca in questo modo qua. Mi assumo tutta la responsabilità. Ma non è questa partita, è tutto il girone di ritorno che tante cose non hanno funzionato. Adesso non è il momento di disamina, ma noi abbiamo fatto un girone di ritorno con una media punti 1-1, dopo che abbiamo fatto un ottimo girone d'andata, con una media di punti esattamente il doppio, 2. Per cui, ripeto, non è il momento di fare disamina, però è stata una partita veramente inguardabile. Molto probabilmente non l'ho preparato come dovevamo, anche se mi sembrava di essere stato sul pezzo in questa settimana. Però ripeto, dopo prestazioni del genere, con chi me la devo prendere? Solamente con me stesso. Mister, salvezza raggiunta, la squadra oggi ha giocato veramente bene. Grazie. Voglio fare un grande complimento a questi ragazzi, perché fare le partite alla fine del campionato e farle con questa dedizione, con questo spirito, con questa applicazione tattica, con questa tecnica e con questa voglia di raggiungere il risultato non è da tutti, quindi è il giusto premio a una stagione fantastica, ma non è ancora finita perché dobbiamo giocare bene anche l'ultima partita, perché sono ragazzi che devono ogni volta mettersi in mostra per il valore che Per il prossimo anno si possono già fare dei programmi oppure ancora presto? È ancora presto perché dobbiamo goderci questa vittoria e dobbiamo capire se ci sono i presupposti giusti per vivere annate come quelle che stiamo vivendo. Noi stiamo vivendo, questa è la quarta anno in eccellenza, stiamo facendo più di quello che è lecito pensare. Quest'anno addirittura siamo andati, credo, oltre. Quindi godiamoci la festa e poi ci sarà tempo per guardare avanti.